Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È riuscito a collegare con noi dopo una serata di festa ad Arpino Vittorio Sgarbi, eletto sindaco ad Arpino col 44,4% dei voti. Praticamente credo che ormai tu sei un ti ho definito il sindaco d'Italia, prima parlando con i miei ospiti precedenti, caro Vittorio. Sei l'unico vero sindaco d'Italia, perché sei stato sindaco 4 volte, se non sbaglio, in 4 città diverse. Un record assoluto. Sono anche prosindaco a Urbino e sono assessore a Viterbo, ma in realtà non gli basta questa mai. Apparentemente questa fame di incarichi in realtà nasconde non solo l'idea di poter far bene in posti piccoli, ma il mio concetto di risparmio delle spese. Se ogni parlamentare facesse il sindaco, una volta erano 1000, avresti 1000 stipendi risparmiati, perché io non vengo pagato come sindaco, come assessore, come prosindaco, perché la legge stabilisce la compatibilità sotto i 15.000 abitanti, perché è vero che un parlamentare lavora il martedì pomeriggio, il mercoledì e il giovedì mattina, poi dal giovedì pomeriggio è libero, e in un Parlamento che era popolato da grillini quando feci il sindaco per la terza volta a Sutri, in realtà non puoi far nulla se non aspettare la catastrofe che ci hanno preparato, e quindi in un piccolo comune puoi preparare attività, mostre, iniziative, incontri, e Vittorio, non vieni pagato, una brutta notizia, perché che l'incompatibilità non è... Cioè, praticamente viaggi di notte, non dormi mai. Cioè, casomai i parlamentari normali la sera vanno a cena fuori, fanno una vita. Cioè, tu sei un unicum, diciamo la verità. A cena fuori. Questo fa parte di un vitalismo su cui si può discutere all'infinito, però è anche vero che un mio allievo che è morto, poverino, in un incidente stradale, Bonanno, sindaco di Varallo, era sindaco di Porgo Sesia, vice sindaco di Varallo, consigliere provinciale e parlamentare europeo. Tutte cose compatibili, il consigliere provinciale lavora un giorno al mese, i due piccoli paesi di 6.000 abitanti li poteva governare ed era pagato una sola volta. Quindi dal punto di vista del risparmio nessuno ha pensato che un parlamentare che fa il sindaco non solo non viene pagato, ma ha un collegamento diretto con il potere centrale, cioè con se stesso, e quindi giova allora, al diciamo comune. Che esatto, io cioè, mi ricordo il sindaco di Urbino, un po' l'ubiquità di Sgarbi che sono fatto, sei esatto, mesi che cerco di pagare. Beh, sarebbe interessante imporre a tutti i parlamentari di fare i sindaci, perché intanto avremmo tutti quei posti che non vengono coperti da stipendi, ma poi soprattutto mi ricordo il sindaco Gambini, bravissimo sindaco, il solo prosindaco, mi diceva: sai, sono 6 mesi che cerco di parlare col ministro dell'interno, io alzo il telefono e gli parlo subito, il che vuol dire accelerazione dei rapporti, burocrazia ridotta, certo. Possibilità di intervenire, allora, e questo è importante. Sia per la notorietà che riforma di italiani parlamentari, e si fa risparmio facendo i sindaci, dice Sgarbi. Detto questo, mi spieghi perché Arpino, perché la città di Cicerone, cosa rappresenta per te? Perché ormai scegli questi... Intanto perché, ecco qua, intanto vedete con questa idea che avete dei... Intanto perché... Questa mania di abbiamo proteggere l'idea di metterti l'auricolare, che dobbiamo fare? Perché questa mania dei fili che avete, mi senti? Io ti sento, tu adesso sentirai anche me quando ti rimetti il filo. No, lo so, la mania di nascondere il filo, siamo un po' arretrati. Potremmo andare al ballo, ecco. Allora, volevo dire che, non ti puoi muovere in questo modo, che io non avrei fatto la seconda volta il sindaco a Sutri, che è una città bellissima, per la difficoltà dei rapporti personali, per la difficoltà dei rapporti politici, poi perché improvvisamente la Meloni ha deciso di candidare uno di Casa Pound. Io non mi volevo confrontare con lui e non volevo neanche fare una sfida con il presidente del mio governo, così ho scelto un comune su cui avevo fatto riflessioni in passato, pensando alla bellezza di Aquino con Tommaso d'Aquino, celebrazioni importanti, di Atina, di Arpino, e Arpino con Cicerone e con Cavaliere d'Arpino, che è il maestro di Caravaggio, è un luogo in cui puoi nei prossimi 3 anni fare iniziative formidabili, ed è un luogo bellissimo, straordinariamente ricco, con una quantità di persone entusiaste, le suore del convento delle Benedettine sono piene di vita e di dolcezza, i prodotti della pastorizia e i prodotti del mondo contadino sono formidabili, la città è pulita, cioè c'è una, e poi ogni anno c'è il concorso per la traduzione di Cicerone, che porta tutti gli studenti d'Europa e non solo d'Europa e tutti i professori ad Arpino, è una vera capitale della cultura europea, è veramente un luogo dove accade qualcosa, e io non ho bisogno di portare chissà che cosa, sindaco, di aggiungere, sta portando avanti, devo far funzionare, Vittorio. Senti Vittorio, ma ti faccio fare un secondo.